Stime ufficiali parlano di ben 28 milioni di pesci presenti in Italia. Ma certo, comprare un pesce non è cosa semplice, né si può trovare un pesce ad ogni angolo di strada come succede per un gatto o per un cane. Come si fa a riconoscere un buon negozio di acquariologia? Un buon negozio di acquariologia è abbastanza facilmente riconoscibile dalla qualità dei pesci, dal loro assortimento e da come sono tenuti i pesci nell'acquario. I pesci nell'acquario devono essere ogni tipo di pesce in un acquario, non devono essere mescolate le varie razze e nell'acquario deve essere un minimo di ambiente. Se questo non c'è, i pesci non si presentano bene, si ammalano più facilmente di quelli che sono ambientati, che hanno i loro nascondigli, le loro piante e tutto quello che ci vuole per creare. Prima di uscire da Zoomark, un ultimo sguardo alla vetrina delle novità. Sono tante quelle viste quest'anno e le troverete tutte dal vostro pet shop di fiducia. Milioni di amici popolano le nostre case, questo è il numero totale degli animali da compagnia presenti nelle case degli italiani. In Italia sono presenti 3.000 operatori specializzati, pet shop, che sono aperti in ogni angolo del nostro paese. A loro e dai colleghi giunti da tutte le parti del mondo è dedicato. Che abitualmente siamo abituati a vedere che vengono da tutta Europa, si sono aggiunti del Sudafrica, del Sud America, dell'Estremo Oriente e per la prima volta anche una delegazione cinese. Dallo speciale punto di vista dello Zoomark, che cosa si può dire del panorama italiano? Direi che qui viene fuori tutta la capacità delle aziende italiane, dell'italiano in generale, che sa benissimo affrontare i problemi e risolvere questi problemi. In effetti abbiamo aziende in Italia che sono all'avanguardia nella progettazione di prodotti, nel raggiungere mercati nuovi, nell'arrivare fino in Estremo Oriente, proprio ancor più che altre aziende europee. Talking to you.
Firenze ospita il primo festival internazionale della toilettatura, una manifestazione del tutto innovativa, così come l'innovazione è il punto di forza del marchio che l'ha organizzata, la Yves Saint Bernard. Il Palazzo della Cultura, qui vicino alla stazione di Santa Maria Novella, ha ospitato più di 150 operatori del settore. Al festival c'erano anche dei curiosi, ad uno di loro chiediamo che opinione ne ha tratto da questa manifestazione. Io sono a titolo di toilettatore fai da te. Vedo qui dei toilettatori talmente importanti, io ci sono soltanto a curiosare, praticamente a rubare con gli occhi. La manifestazione prevede la dimostrazione di toilettatori internazionali, in questo caso 5, provenienti da Spagna, Portogallo, Belgio, Francia e naturalmente Italia. Ma qual è la filosofia che ha ispirato il festival? Lo chiediamo a I toilettatori sono una realtà sempre più diffusa nel nostro paese e con il numero cresce anche una coscienza di categoria. Frutto di questa crescita è la nascita di un'associazione. A questo primo festival internazionale è presente anche l'Associazione Toilettatori Italiani. Abbiamo qui il suo presidente, Umberto Lehmann. Cosa significa la vostra presenza qui? La nostra presenza cerca di dare uno stimolo all'associazione che rappresenta poi i toilettatori per tentare di aumentare il livello qualitativo. La tendenza in crescita che dimostra questo mercato in Italia si riscontra anche in altri paesi come la Spagna. Il mercato sta in comparazione con il resto d'Europa a un 40-60, aún. Tenemos un desarrollo en un futuro aún de un 20%. Está desarrollando muchísimo y es de los. Ma ogni paese ha un suo stile? Sí, por supuesto. En cuanto a como he estado comentando antes, el clima hace que el pelo del perro sea diferente. Entonces tenemos que utilizar técnicas muchas veces diferentes, depende de cada país. Pero bueno, eso luego cada peluquero también se lo va. La scuola italiana come si posiziona tra le scuole internazionali? Ah, si posiziona molto bene, io penso tra i primi posti. Grazie anche a una vecchia cultura che abbiamo di vecchi maestri che hanno seminato bene. Quindi già noi nell'85 con le prime gare internazionali eravamo molto considerati. E adesso con le nuove leve, con i nuovi ragazzi che si sono venuti alla luce negli ultimi anni, siamo tra le squadre più forti in assoluto nel mondo. Viele interessante, gute Eindrücke, schöne Hunde schöne Bilder von den Hunden. Da presidente dell'ADI a toilettatore, ha insegnato qualche trucco? Ma trucchi non è che ce ne sono, il fatto stesso che siamo qui è perché chiunque può vedere quello che facciamo. Io faccio del mio meglio per tentare di dare un aiuto a qualcuno che vuole fare qualcosa. Io tutto quello che so lo metto a disposizione degli altri. Grazie. I dimostratori raccolgono le giuste ovazioni. Appuntamento all'anno prossimo.